William dice sì, non dobbiamo accettare provocazioni, aspettano l'incidente. Noi l'incidente non lo vogliamo fare. Ieri io personalmente sono stato lì e lì per avere un incidente, perché prima mi hanno impedito di passare da una parte all'altra del blocco che hanno fatto a piedi. Per me hanno detto a piedi non si passa. Sono montato su uno scooter così là e mi hanno bloccato con lo scooter. Ma voglio dire, quindi c'è un'attenzione particolare a persone che si mobilitano proprio per contrastare questa questione che oramai è antidemocratica, è antipopolare, insomma, no? E quindi io sono qui personalmente, a nome dei gruppi che rappresento, a chiedere un impegno maggiore per quanto concerne l'opposizione, la resistenza, il combattere. Io ho usato tempo fa la metafora, vuol dire il sindaco quando mi sono opposto allo strapotere delle lobby, delle case farmaceutiche che producono psicofarmaci. Adesso l'ho resuscitata, l'ho ripresa questa metafora, quindi dobbiamo incarnarci nella metafora per guerrieri di psiche, guerrieri che hanno, guerrieri che sanno che stanno portando avanti non solamente una battaglia sociale, politica, ma una battaglia etico-spirituale. Vado a concludere perché non voglio rubare più tempo. Quindi io, dopo la chiusura di questa convocazione, di questa conferenza stampa, che poi ho aperto ovviamente al parere di altri, io prenderò la bandiera, la carota e andrò in via Braidotti, dove stanno facendo un ennesimo carotaggio. Non per con la carota in mano, ecco. Non per creare l'incidente, ma per far sentire una presenza gruppale, una presenza collettiva, una presenza popolare forte a chi è servo del potere, perché chiaramente le forze pubbliche stanno esercitando in maniera istituzionale la forza antidemocratica, diciamo in questo caso del comune, e non hanno una minima apertura come sensibilità di cittadini. Ma noi dobbiamo far capire che siamo cittadini, che abbiamo seguito, grazie al lavoro enorme che hanno fatto in questi mesi gli amici del comitato, le 100 persone che si sono spesi mesi e mesi, giorni e nottate, e dire che noi come cittadini, come popolo, non ci stiamo. E mi viene da dire, se ci deve essere anche una presenza più incisiva, più forte, a mezzo metro, a 30 centimetri dalle forze dell'ordine, senza creare l'incidente, noi dobbiamo assolutamente farlo a questi punti. Mettiamo in gioco i nostri corpi, basta con le carte soltanto. Scusate.